Fabrizio Marrazzo, applausi. Fabrizio Marrazzo del Partito dei Gay, nostro amico, grande combattente delle cause omosessuali. Senti Fabrizio, qui il problema è che il Papa ha chiesto scusa, dunque tutto il tuo accanimento di no, ieri. No, il problema, quale problema? Il Papa ha chiesto scusa perché voi siete troppo potenti, questo è il punto, la lobby gay è potentissima. La lobby gay è potente pure in Vaticano, infatti abbiamo fatto un bel post con scritto i gay club al Vaticano chiuso per ferie, l'hanno riaperto, quindi il gay club al Vaticano. Appunto, cioè il gay club al Vaticano, che tu dici giustamente pieno dei gay, come dico io al Vaticano, e poi ha avuto la forza di far chiedere scusa al Papa. Tu capisci quanto siete potenti? È inutile che dire ridi, ma è la realtà, non siete è stata potentissimi. La lobby gay che non è che allora, secondo te chi è stato a far cambiare il Vaticano, al Papa? Viste le polemiche, no, è stato che ha detto una frase e ha fatto un'azione discriminatoria, e l'abbiamo attaccato sull'8 per 1000, perché non è tanto la frase crociaggine, che poteva pure essere per qualcuno simpatica, anche se per altri può essere offensiva. Ma per te era offensivo, per te? Beh, direi. Per me in quel contesto è offensivo, perché lui ha detto c'è già troppa frociaggine, dobbiamo impedire ai seminaristi di entrare ai gay di fare il seminario. Allora, gli ricordo che i seminari purtroppo ancora oggi sono pagati con i soldi dell'8 per 1000, così come le spese del clero. Quindi sono pagati dai contribuenti. Visto che sono pagati dai soldi dei contribuenti, non ci può essere assolutamente alcuna discriminazione. Ma non c'è questo discriminazione, ma uno a casa propria può fare quello che vuole, se non vuole troppi froci dentro. Amico mio, dai. Perché tu non puoi dire non possono entrare. E poi che faceva? Non so se avete visto il film In and Out, che per fare il test se era gay gli mettevano le musiche di Gloria Gaynor. Quindi che facevano? Mettevano le musiche di Gloria Gaynor ai pretendenti seminaristi. Caro Fabrizio, effettivamente la selezione successiva, diciamo, per poi capire se uno è gay o meno, era un po' complicata. Su questo ti devo dare ragione. Cioè, uno non può impedire. Come fai a fare la selezione preventiva? No, uno entra in seminario, non è che gli puoi dire scusi, come fa, lei è frocio, lei è gay, lei è omosessuale, non glielo puoi dire, no? La Santa Inquisizione, che fanno? Gli fanno come a Giovanna d'Arco, che l'hanno fatto. Questo sono d'accordo, però giustamente il Papa che cosa dice? Giustamente il Papa dice io considero gli omosessuali dei, non lo dice esplicitamente, li considero contro natura, considero l'omosessualità un peccato, eccetera, e non voglio che i seminari si riempiano troppo, dice basta, ce ne sono troppi, basta. Mi sembra una cosa legittima, tu dici di no? Ma no, assolutamente no, uno perché troppi, è tutto da vedere. Poi il voto che viene fatto è il voto di castità, quindi se tu sei eterosessuale o omosessuale e hai avuto rapporti precedentemente devi poter entrare a pari degli eterosessuali. L'importante è che rispetti il voto di castità. A me sembra, però la Chiesa fa leggi diverse, se c'è il voto di castità appunto. Sì. Ma sì, ragazzi, ma scusa, ma secondo te se ci fosse stata la legge Zan, scusami, io penso che nessuno di noi perdonatemi tutti e due, permesso che Marrazzo mi è molto simpatico e ha fatto bene ad indignarsi, ma e il Papa chiesto scusa, dai, vicenda chiusa. Dopodiché però andare a questionare su quello che fa la Chiesa, cioè non si può dire alla Chiesa guarda, ma se non vogliono i gay dentro i seminari sarà legittimo per il Papa dirlo? No, su questa apparenza c'ha ragione Davide, c'ha ragione, però il problema è che lo possono fare ma coi soldi loro. Però visto che il clero è pagato coi soldi dell'8 per 1000 e che loro ci pagano i corsi dei seminari, li pagano coi soldi nostri, allora quei corsi non devono chiedere... essere, e anche università gregoriane sono pagate con soldi dei contribuenti, sono riconosciute è giusto dallo Stato italiano, però sono università private, capito? Scusami, sono università private, cioè è giusto che le leggi dello Stato. Vabbè, senti Fabrizio, scusami Fabrizio, comunque non è che te lo chiedono se ti iscrivi all'università gregoriana, non penso che ti chiedano se tu sei omosessuale. Scusami, se loro dicono che non li vogliono fare entrare, non lo so. Scusami Fabrizio, ma tu hai mai avuto relazioni con qualche seminarista eccetera? Sì, immagino, hai avuto qualche io seminarista. No, conosco molti preti e anche seminaristi che hanno rapporti tra di loro, insomma ce ne sono di tutte. Ad esempio c'è una tipologia di preti che si chiamano i preti teatini, i preti teatini, che sono l'unica tipologia di preti che fanno comunità, e lì diciamo che ho visto cose che voi umani è una accusa gravissima questa qua. I preti teatini da dove vengono? Non tutti però tu dici che tra i preti teatini c'è una certa tendenza, diciamo, io sono entrato in una festa di preti teatini e pensavo di stare a un party gay, invece poi scopro che i preti teatini, straordinario, che teatini. Perla che ci hai regalato stasera, mi emoziona questa cosa. I preti teatini sono è un covo de froci, come direbbe qualcuno. È un gruppo di preti che vive in comunità, quindi bellissimo, per fare la però comunque ce ne sono tanti. Scusa, ma se ci fosse stata ultima cosa, se ci fosse stata la legge Zan, che tu volevi addirittura più forte della legge Zan, il Papa poteva correre dei rischi o no?
Allora, se ci fosse stata non la legge che Alessandro ha edulcorato, perché Alessandro Zan l'ha proprio edulcorata per proteggere il Papa, se fosse stata come la legge Mancino oggi, quindi se Papa avesse detto non voglio ebrei tra i miei corsisti, commetteva un reato e veniva sanzionato. E dunque se il Papa fosse se il Papa fosse stato un cittadino italiano sottoposto alla legge Mancino, poteva essere perseguito. Poteva essere perseguito, sì. Per la dichiarazione discriminatoria, per dire è vietato l'ingresso ai seminaristi gay. Quella è una frase discriminatoria, inaccettabile. E oggi se tu dici è vietato l'ingresso agli ebrei o è vietato l'ingresso è la stessa cosa. Perché tu non puoi vietare a nessuno né per l'orientamento sessuale, né per le scelte religiose e né per ho capito, scelte sessuali, ho capito. Grazie Fabrizio, a presto.